gli allunghi e la corsa, questi sconosciuti, ho preso il libro di corsa, ma anche quello di baseball, per capire come farli e soprattutto a cosa servono per noi polisti amatori. Nel video assieme a Elisa vi racconto come farli, quando farli, in che condizioni sarebbe meglio utilizzarli nel vostro allenamento settimanale, ma per ora lascio la parola a Elisa. Gli allunghi sono brevi tratti di corsa con una lunghezza variabile da 50 a 100 metri e vanno corsi in progressione di velocità. Non dobbiamo assolutamente considerare di correre un allungo come uno sprint, quindi con il massimo delle nostre potenzialità, ma piuttosto dobbiamo correrlo in progressione, considerando che nella seconda parte dell'allungo la velocità sarà intensa e costante. Durante l'allungo è importante mantenere un'andatura sciolta, quindi una corsa agile in cui lasciamo andare le gambe, cercando di curare bene la spinta dopo la fase di appoggio. L'allungo si esegue iniziando con qualche balzello saltello iniziale per iniziare in progressione di velocità per circa un terzo della distanza. Da lì in poi la progressione diventa sempre più intensa e la spinta più decisa, fino alla fine. Al termine non bisogna mai fermarsi di scatto, ma bisogna lasciare andare le gambe fino a fermarsi completamente. Il movimento delle gambe sarà accompagnato anche da una gestualità delle braccia rilassata e fluida. Fin dalla partenza le braccia devono essere coordinate al movimento delle gambe e contribuire alla spinta in avanti. Il busto è leggermente protratto in avanti, così come le spalle, in una posizione molto aerodinamica. Siccome gli allunghi vengono svolti a un ritmo R, secondo questo libro, che vuol dire repetition, che non è la ripetuta, ma invece un ritmo molto veloce, Jack Daniels suggerisce di fare al massimo il 5% di allenamenti svolti a questo ritmo e soprattutto in una singola seduta fare soltanto al massimo 8 km, cosa che secondo me è già molto intensa, ma come ha detto Elisa l'aspetto fondamentale di questi allenamenti non è quello di migliorare il VO2 max, ma semplicemente, ed è un paradosso, l'economia di corsa, anche perché questi allenamenti sono quelli che vi consentono di correre in maniera molto efficiente e focalizzandovi sul ritmo. Gli allunghi poi possono essere estesi non soltanto per 100 metri ma anche per 400 metri. Uno dei paradossi di questo libro è che non suggerisce di correre 10x400 con un recupero di 2 minuti, ma invece 10x400 con un recupero di 3 minuti, perché l'aspetto da considerare di questa tipologia di allenamento è che l'obiettivo di questo allenamento, come ci ha detto Elisa, è quello di effettivamente correre in maniera perfetta con una forma migliorabile e focalizzarsi sull'allenamento stesso, quindi con un recupero maggiore avreste effettivamente la capacità di correre al meglio. Generalmente gli allunghi vengono inseriti dopo una seduta di allenamento di corsa lenta per recuperare elasticità ed effettuare un richiamo delle fibre muscolari veloci. Oppure possono essere inserite al termine di un riscaldamento prima di un allenamento più intenso, proprio per preparare muscoli e tendini alla corsa. Allo stesso modo possiamo impiegarle anche dopo il riscaldamento pre-gara, proprio per richiamare le fibre muscolari veloci prima di una corsa ad alta intensità. Possono essere anche utilizzate come allenamento a sé stante, proprio per migliorare la tecnica di corsa. Grazie agli allunghi possiamo infatti allenare la postura, la coordinazione delle braccia e delle gambe, lavorare sulla cadenza e sulla spinta. A livello teorico, ce lo dice chiaramente questo libro, con l'accelerazione si applica la terza legge di Newton, che a livello pratico significa che il vostro corpo sarà sottoposto, soprattutto i bicipiti femorali e i glutei, a uno sforzo assolutamente intenso. Nei primi metri dell'allungo sicuramente il contatto al terreno sarà più prolungato rispetto invece a quando raggiungerete la massima velocità, e quindi è fondamentale che non lo facciate in maniera molto rapida, ma prendiate, tra virgolette, il tempo necessario. E soprattutto l'aspetto da tenere in considerazione è che serve assolutamente riscaldarsi in maniera molto precisa, ed è questa la ragione per cui è fondamentale che l'allungo venga svolto soprattutto alla fine dell'allenamento, e nel caso in cui invece vogliate correre una gara, correte almeno 15 minuti, altrimenti rischiate effettivamente di farvi male. A confermare la necessità di andare piano, tra virgolette, nei primi metri, abbiamo l'esempio di Bolt, che
a Pechino correndo 9,58, da 0 a 10 metri ha avuto una lunghezza del passo di 1,43 m, da 10 a 20 2,43 m, mentre da 80 a 90 2,94 m. Ovviamente a dimostrare che non è possibile correre velocemente fin dall'inizio, quindi assolutamente prendete il vostro tempo per fare gli allunghi. Ma vediamo alcuni esempi. Se gli allunghi vengono inseriti al termine di un allenamento di corsa lenta, è consigliabile ripeterne da 3 a 10 intervallati da un recupero da fermo camminando di circa 60-90 secondi. Nel caso in cui intendiamo inserirli in una fase di riscaldamento pre-gara, è consigliabile non eseguirne più di 5 prima della partenza. E soprattutto è bene considerare che dall'ultimo allungo fino all'inizio della gara non dovrebbero passare più di 5 minuti. Nel caso in cui gli allunghi diventino proprio un allenamento a sé stante, allora possiamo farne anche più di 20 o 30. Perché questi producono una forte sollecitazione all'organismo che può essere quasi pari a un allenamento di interval training. In questo caso possiamo eseguire gli allunghi sia su superfici in piano ma anche in salita. Utilizzare gli allunghi in salita ci permette di lavorare tantissimo sulla cadenza e sulla lunghezza del passo. In particolare, correre in salita facilita un appoggio di avampiede, una riduzione dell'ampiezza del passo e un miglioramento della spinta e della coordinazione di braccia e gambe. La salita dovrà avere una lunghezza di circa 60-80 metri e una pendenza del 4-6%. Potremmo recuperare ripercorrendo, camminando, il tratto che abbiamo affrontato durante l'allungo. La sfida più grande sarà quella di cercare di mantenere una buona spinta e una buona efficienza di corsa anche nell'ultimo tratto. Se fate due allenamenti di qualità a settimana, sicuramente già svolgete gli allunghi prima di correre la seduta di qualità, mentre se non le fate, ovviamente il mio suggerimento è quello di farne almeno due volte a settimana e soprattutto, se potete, cercate di farle in salita. Non è un caso che Elisa raccomandi di correre gli allunghi in salita, in effetti questa cosa vi potrebbe consentire di migliorare la forza. Uno dei suggerimenti di un altro libro, Run Faster, che è quello sui 5 km per un atleta alle prime armi, di fare ogni settimana un allungo di 8-10 secondi e aumentarlo ogni settimana, e quindi è molto facile. Alla quinta settimana fate 5 allunghi di 8 secondi in salita con un recupero assolutamente adeguato. Questa cosa vi consentirà di migliorare il vostro modo di correre e ovviamente nei prossimi giorni vi racconterò tutto quello che gira intorno al mondo della corsa. Voi nel frattempo, stay strong, keep running, scrivetemi qua sotto quali altre informazioni vorreste avere. Ciao, alla prossima!